Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 16, 19 marzo 1924. Mi stavo fondendo nel mare immenso del volere divino ed il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno in atto di benedirmi. E dopo avermi benedetto, mi ha cinto il collo con le sue braccia e mi ha detto: Figlia mia, ti benedico il cuore, i tuoi palpiti, i tuoi affetti, le tue parole, i tuoi pensieri, fino al tuo più piccolo moto, affinché tutti con la mia benedizione restino investiti di una virtù divina, in modo che, entrando nel mio volere, portino con sé, in virtù della mia benedizione, questa virtù divina. E abbiano il potere di potersi diffondere
in tutti, darsi a tutti, moltiplicarmi per ciascuno per darmi la gloria, come se tutti avessero la mia vita in loro. Perciò entra nel mio volere, penetra tra il cielo e la terra, gira per tutti. Il mio volere è luce purissima e questa luce contiene l'onniveggenza, il passaporto per poter entrare nei più intimi nascondigli, nelle fibre più segrete, nell'abisso delle profondità e nello spazio delle altezze più alte. Questo passaporto non ha bisogno di firma per essere valido, ma contiene in se stesso questo potere, perché essendo luce che scende dall'alto, nessuno può impedirgli il passo e l'entrata. E poi è re di tutto e tiene il dominio ovunque. Onde metti in giro nella mia volontà i tuoi pensieri, le tue parole, i tuoi palpiti, le tue pene, tutto il tuo essere. Non lasciare nulla in te stessa, affinché col passaporto della luce della mia volontà e con la mia virtù divina entri in ogni atto di creatura e moltiplichi la mia vita in ciascuna di esse. Oh, come sarò contento nel vedere che la creatura, in virtù della mia volontà, riempie cielo e terra di tante mie vite, per quante creature esistono. Onde io mi sono abbandonata nel volere supremo e girando in esso facevo scorrere i miei pensieri, le mie parole, le mie riparazioni per ciascuna intelligenza creata ed in tutto il resto dell'operato umano. E come facevo i miei atti, restava formato Gesù. Oh, come era bello e incantevole vedere tanti Gesù dovunque passava il passaporto della luce dell'eterna volontà. Onde dopo mi sono trovata in me stessa ed ho trovato Gesù che stava avvinto al mio collo e stringendomi tutta mi sembrava che faceva festa, come se io fossi causa di moltiplicare la sua vita per dargli l'onore e la gloria di altrettante vite divine. Onde io gli ho detto: amore mio, non mi sembra vero che io potessi moltiplicare la tua vita per darti il grande onore di tante vite divine. E poi tu ti trovi dappertutto, quindi è in virtù di te stesso che sorge ad ogni atto questa vita, non mia. Io resto sempre la piccola bimba che non è buona a nulla. E Gesù: figlia mia, tutto ciò che tu dici è vero. Io mi trovo dappertutto, ma è la mia potenza, immensità e onniveggenza che mi ci fa trovare. Non è l'amore e l'agire della creatura nella mia volontà che mi fa trovare e mi moltiplica. Invece, quando l'anima entra nel mio volere, è l'amore di essa. Sono i suoi atti che, riempendosi di virtù divina, fanno sorgere la vita mia, a seconda che i suoi atti più o meno si stendano e vengano fatti. Ecco perciò la mia festa nel vedere che la creatura prende del mio e mi dà il mio amore, la mia gloria e fino alla mia stessa vita. È tanto il mio contento che alla creatura non le ha dato di comprenderlo finché vive nell'esilio, ma lo comprenderà nella patria celeste, quando vedrà contraccambiata con altrettante vite divine, per quante ne ha formate sulla terra. Bene, vedremo nel corso della meditazione se è il caso forse di leggere anche la prima parte del brano seguente, perché nel brano seguente prosegue in parte, o meglio circostanzia Luisa quello che ha appena scritto, perché dà il rendiconto del dialogo avuto sul confessore al riguardo, no? E esplicita le perplessità del confessore. Dice: guarda che se è vero quello che tu dici,
qui stamattina il mondo deve essere cambiato, o almeno in parte, no? E poi quindi Luisa entra in crisi e esplicita i suoi dubbi a Gesù, e Gesù risponde: vedremo adesso se è il caso di eventualmente, in corso di via, fare un'altra piccola parentesi di lettura e poi di ulteriore meditazione. Intanto cominciamo a entrare in questo brano, che potremmo chiamarlo, questa è un'altra espressione ad effetto di Gesù, importante perché così facilmente può restarci impressa, il passaporto della divina volontà, o come proprio lui dice precisamente, il passaporto della luce dell'eterna volontà, passaporto della luce della mia volontà, ricorre diverse volte questa espressione, no? E Gesù la adopera spiegando a Luisa l'importanza dell'entrare nel suo volere e, una volta entrati nel suo volere, girare per tutti. Questa è un'operazione tipica, come chi conosce questi scritti sa, ed è quindi conseguenza necessaria di un'attenzione che l'anima deve iniziare a porre nel suo agire, a cominciare dall'atto che fa la mattina appena si sveglia, che è l'atto preventivo, per concludere con quelli che fa prima di andare a dormire, insomma, no? Le ultime fusioni, ecco, le ultime entrate nella divina volontà. Sono delle operazioni divine e soprannaturali, e le quali hanno due caratteristiche. Primo, non ne percepiamo gli effetti in questa vita, e secondo, non ci è neanche dato di comprenderne la grandezza. Questo Gesù lo dice lui stesso. Chiude la meditazione e dice: guarda, il mio contento è tanto che alla creatura non le è dato di comprenderlo finché vive nell'esilio. Quindi non siamo in grado di comprendere né la grandezza di questi atti, certo a livello intellettuale sì, perché Gesù lo spiega, però a livello esperienziale no, almeno ordinariamente. Né siamo in grado di comprendere quanto questo renda felice Gesù, perché io almeno, ma penso che in molti, non riusciamo perfettamente ad immaginarci cosa accade nel cuore di Gesù e in giro, nelle anime, quando noi facciamo questi atti nella divina volontà, che come dice Gesù, mi moltiplicano in giro e dappertutto. Mi moltiplicano rendendomi vicino a tutte le anime, e dice così: se tu fai questo, dice, ti benedico il cuore, parte, eccetera, perché con la mia benedizione, se tu entri nel mio volere, tu ti porti con sé questa vita divina e il potere di poterti diffondere in tutti, darti a tutti, moltiplicarmi per ciascuno, per darmi la gloria, l'amore, come se tutti avessero la mia vita in loro. Ecco, la cura per cui e l'attenzione che spinge l'anima a fare questi esercizi è l'amore nei confronti di Gesù, perché quando si opera, come lui spiega, nel divino volere, cioè, è il passaporto. In che senso? Si può entrare nei più intimi nascondigli, nelle fibre più segrete, nell'abisso delle profondità. Quindi basta entrare nella divina volontà che ipso facto automaticamente ci si trova dappertutto, nell'intimo delle coscienze di ogni cuore, in tutto l'universo, nei singoli atomi, così, nell'infinitamente piccolo così come nell'infinitamente grande, perché tutto è contenuto in atto, in un atto solo, tra l'altro, dal divino volere, che è nel dominio ovunque. Quindi se tu metti in giro nella mia volontà i tuoi pensieri, le tue parole, eccetera eccetera, col passaporto della luce della mia volontà, tu entri in ogni atto di creatura e moltiplichi la mia vita in ciascuna di esse. Questo è il fatto fondamentale. Quindi operando nella divina volontà si generano vite divine nelle anime. Questo è quello che Gesù dice. Questa è una, diciamo così, delle caratteristiche proprie, diciamo così, delle
delle cose originali, se vogliamo, quindi non dette in precedenza, che sono contenute in questi scritti. Ecco, poi sappiamo che Luisa ogni tanto, noi non ne abbiamo consapevolezza, ma Luisa ogni tanto Gesù gli faceva vedere qualcosa, dice: mi abbandono nel volere supremo, girando in esso facevo scorrere i miei pensieri, le mie parole, le mie riparazioni per ciascuna intelligenza creata. E com'era bello ed incantevole vedere tanti Gesù dovunque passava il passaporto della luce dell'eterna volontà. Luisa rimane stupita e dice: ma però, dico, signore mio, dico, abbi pazienza, no, ma io non sto facendo nulla, cioè moltiplicare la tua vita per darti l'onore di tante vite divine è operazione che dipende da te, non certo da me, io sono una poveretta, insomma, sono tanto piccola. Dice, è una virtù, diciamo così, della tua stessa volontà, dove io non c'entro niente. E Gesù dice, certo, io mi trovo dappertutto, e questo lo sappiamo dal catechismo, no? Che Dio è immenso, cioè tutto e dappertutto, non esiste, punto, anche infinitesimale, anche atomico, quindi non c'è un atomo dove Dio non sia presente, in tutto l'universo. È presente per potenza, presenza ed essenza, dicevano gli autori classici. Quindi in quell'atomo è presente Dio, pronto in qualunque istante a manifestare su di esso la sua potenza e la sua onnipotenza, quindi a farne quello che vuole, con la sua presenza, presenza nel senso che è presente in esso con la sua virtù creativa e conservatrice nell'essere, e al tempo stesso quell'atomo è presente alla sua infinita onniveggenza. E poi è presente per essenza perché? Perché l'essere, appunto, di quell'atomo è ricevuto direttamente dalla vita e dall'essenza divina. Questo vale per tutto, d'accordo? Quindi Gesù dice sì, questo sì, però non è l'amore l'agire della creatura, è la mia volontà che mi fa trovare e mi moltiplica. Quindi cosa ci mette la creatura in più rispetto, diciamo, se si può dire così, rispetto a ciò che già la potenza divina ha? Ci mette l'amore, perché la creatura fa questo atto di entrare appunto nella divina volontà, perché? Perché vuole moltiplicare il suo amore verso Gesù a livello infinito. E vuole che l'amore verso Gesù si moltiplichi a livello infinito da parte di tutte le creature, come se tutti lo amassero personalmente, anche se così evidentemente non è, ma grazie alla potenza della divina volontà così è. E questa operazione, ecco, produce una virtù divina che entra negli atti delle creature e che moltiplica la sua vita in ciascuna di esse. Questo è quello che Gesù spiega, che non si può, che abbiamo già visto, comprendere perfettamente, di cui non ne siamo ordinariamente, a meno che non succeda qualche dono come quello che Gesù ha fatto a Luisa, quindi consapevoli della natura e delle conseguenze, ma dobbiamo ricordarci sempre che quando entriamo nel divino volere è il nostro amore, sono questi atti mossi dall'amore di Gesù che, riempiendosi di virtù divina, fanno sorgere la mia vita. Ed io faccio festa a vedere la creatura che prende del mio e mi dà il mio stesso amore, la mia gloria e fino alla mia stessa vita. Ora andiamo a vedere, per mantenere un'unità, diciamo così, di contenuti, la prima parte del lungo paragrafo seguente, che è il 22 marzo del 1924, che potrebbe portarci diversi giorni di meditazione. Andiamo a vedere la prima parte, che appunto concerne le obiezioni del confessore a quanto appena riferito da Luisa. Avendo detto al confessore ciò che sta scritto avanti, diceva che non era convinto di ciò, che se fosse vero questa mattina si doveva vedere il mondo cambiato, o almeno in parte. Onde io sono restata dubbiosa e quasi con la volontà di non voler più scrivere e di non dire più nulla.
onde nel venire il mio amabile Gesù mi sono abbandonata nelle sue braccia e ho sfogato con lui tutto il mio cuore. Gli ho detto come la pensava il confessore e che per credere vorrebbero vedere le cose portentose, i miracoli. Quindi il mio amato Gesù, stringendomi a sé, come se al suo tocco volesse snebbiarmi dai dubbi che mi funestavano, mi ha detto: figlia mia, coraggio, non ti abbattere. Se non fosse necessario che tu scrivessi, non ti avrei obbligata al sacrificio. Tu devi sapere che ogni effetto, bene, valore, che ti faccio conoscere sulla mia volontà e ciò che la creatura può fare vivendo in essa, sono tanti gusti, esca, calamita, alimenti, armonie, profumi, luci. Sicché ogni effetto che ti dico contiene ciascuno la sua proprietà distinta. Quindi, non manifestando tutti i beni che ci sono nel mio volere e dove l'anima può giungere vivendo in esso, faresti mancare un'esca per adescarle, o un gusto per allettarle, o una calamita per attirarle, o un alimento per saziarle, sicché mancherebbe la perfetta armonia, il piacere dei profumi, la luce per instradarle. Perciò, non trovando tutti i beni possibili, cioè non conoscendoli, non avranno quella gran voglia di elevarsi su tutte le altre cose per far vita nella mia volontà. E poi non ti dar pensiero di ciò che ti è stato detto. Anche la mia mamma conteneva per vita il mio volere. Eppure il mondo faceva il suo corso nel male, nulla si vide di cambiato. Nessun miracolo esterno si vide in lei. Eppure ciò che non fece nel basso mondo, lo fece nel cielo col suo creatore. Col suo vivere continuo nel volere divino, fece posto in sé per attirare il verbo sulla terra, cambiò la sorte dell'umano genere, fece il più grande dei miracoli che nessun altro ha fatto e che mai potrà fare. Fu un miracolo unico, trasportare il cielo in terra. E chi deve fare il più non è necessario che faccia il meno. Eppure chi sapeva nulla di ciò che faceva la mia mamma? Ciò che faceva con l'Eterno per ottenere il gran portento della discesa del Verbo in mezzo alle creature. Si seppe solo che fu lei la causa, da alcuni nel mio concepimento, da molti quando mi videro spirare sulla croce. Figlia mia, quanto più grande è il bene che voglio fare nell'anima, all'anima, e che questo deve... e che questo bene deve scendere a bene delle umane generazioni e che deve portarmi una gloria completa, tanto più l'attiro a me e faccio maturare, stagionare questo bene tra me e l'anima. La segrego da tutti, la rendo ignorata. E quando il mio volere vuole che ella avvicini qualche creatura, ci vuole tutto il mio potere per farla sottomettersi al sacrificio. Perciò lascia fare al tuo Gesù e quietati. Ed io: mio Gesù, ma quelli hanno ragione, dicono che non vedono nessun fatto, nessun bene positivo, tutte sono parole. Ed io non che voglia nulla, quello che voglio è che faccia come vuoi tu stesso, che faccia la tua santissima volontà, e ciò che passi tra me e te resti nel segreto dei nostri cuori. E Gesù: ah, figlia mia, ti piacerebbe a te che la mia redenzione l'avessi operata tra il segreto del mio Padre Celeste e della mia cara mamma che doveva concepirmi, e poi nessun altro doveva saperlo che io fossi sceso sulla terra. Un bene, per quanto sia grande, se non è conosciuto, non produce vita, non si moltiplica, non è amato né imitato, sicché la mia redenzione sarebbe stata senza effetto da parte delle creature. Figlia mia, lasciali dire, fammi fare, non ti dare pensiero. Fa tutto ciò che io feci stando in terra, tanto interno quanto esterno, che non si conosce ancora, né ha ricevuto il suo pieno e desiderato frutto, specie la mia vita nascosta. Le creature quasi nulla conobbero di tutto il bene che feci, eppure servì mirabilmente e prodigiosamente presso il mio Divin Padre a preparare e far stagionare il frutto della redenzione. Ma apparentemente io vivevo per le creature, presso le creature ignorato, povero, abietto e disprezzato. Ma ciò diceva nulla. Presso mio Padre io ero quello che ero. Ed il mio operato interno apriva tra il cielo e la terra mari di luce, di grazie, di pace, di perdono.
Il mio interesse era quello di aprire il cielo a bene della terra, chiuso da tanti secoli, e che mio padre guardasse con amore le creature. Il resto, fatto ciò, verrebbe da sé. Sicché non fu questo un gran bene, anzi fu il tutto, fu il lievito preparativo, il fondamento della redenzione. Così è di te, è necessario che metta a lievito del mio volere, che formi il preparativo, che getti le fondamenta, che tra te e me ci sia sommo accordo tra i miei atti interni e i tuoi, per aprire il cielo a nuove grazie e disporre la maestà suprema a concedere la grazia più grande, che sia conosciuta la mia volontà sulla terra e che vive in mezzo alle creature col suo pieno dominio come vive in cielo. E mentre tu ti occupi in questo, credi tu che la terra non riceva nessun bene? Ah, ti sbagli. Le generazioni corrono in un declino vertiginoso verso il male. Chi le sostiene? Chi impedisce che restino sommerse nella loro corsa vertiginosa fino a scomparire dalla faccia della terra? Ricordati che non è molto che il mare ruppe i suoi confini sottoterra, minacciando di inghiottire paesi interi, ed il tuo stesso paese stava in gran pericolo. Chi arrestò quel flagello? Chi fece arrestare e chiudere le acque nei suoi confini? È proprio questo il grande flagello che si prepara alla brutta cosa vertiginosa delle creature, alla brutta corsa vertiginosa delle creature. La stessa natura è stanca dai tanti mali e vorrebbe vendicare i diritti del suo creatore, onde tutte le cose naturali vorrebbero mettersi contro l'uomo. Il mare, il fuoco, il vento, la terra stanno per uscire dai loro confini, per nuocere e colpire le generazioni, per decimarle. E ti pare poco che mentre la razza umana è immersa in mali irrimediabili, io chiamo te ed elevandoli tra il cielo e la terra ed immedesimandoti con i miei stessi atti, ti faccio correre nella mia volontà per preparare l'atto opposto ai tanti mali che allagano la terra, preparando il bene, cercando di vincere l'uomo col mio amore, per arrestarlo nella sua corsa vertiginosa, dandogli la cosa più grande, quella la luce della mia volontà, affinché conoscendola la prenda come cibo per restaurare le sue forze perdute, onde rafforzato cessi dalle sue vertigini e riacquisti il passo per non precipitare più nei mali. Ecco. Ci fermiamo, anche se domani avremo ancora un'ampia, ecco, sezione di questo lungo scritto che certamente ci offrirà un'altra fonte di meditazione, no? Era importante però farlo subito, quindi completare quanto detto in precedenza con queste parole, che adesso andiamo a prenderci gli ultimi punti per la nostra meditazione, no? Qui c'è il confessore che dice: senti, Pamo, queste sono tutte chiacchiere. Che sono ste cose? Giri la divina volontà, porti le virtù della vita divina, la moltiplichi in giro a tutte le creature. Ma qua non vedi che mondo qual mondo è sempre lo stesso. Queste sono tutte chiacchiere, so. Che sono ste cose strane? Ecco, detto proprio idea che potrebbe venire a chiunque, insomma, anche a noi. Non diciamo, ma che è sta roba qua? Basta perdere tempo con tutte queste cose qua. Tanto poi la vita non cambia, cioè che fanno? Queste tutte tante cose etere, idee, pensieri, ecco, cose, come dire, vagamente mistiche, bah, poco concrete, non producono tutti questi grandi effetti. E Gesù dice: alt, fermi tutti. Perché Luisa dice: fammi una cortesia, liberami da sto fatto di scrivere. Andiamo avanti io e te. E allora Gesù va con ordine. Numero uno. È necessario che tu scriva. E qui ci ricorda cosa sono tutti quanti questi scritti, così copiosi. Sono esche a volte. Sono gusti, sono calamite, sono alimenti, sono forme con cui il Signore ci porta verso quella gran forma di vita che è la vita nella Divina Volontà. Questa è la prima cosa. La seconda dice: guarda un po' che cosa è successo ai tempi della Madonna. Sulla terra c'è stata la Madonna, c'è stata per 72 anni, dice la tradizione, mica per una settimana. Non dobbiamo immaginare, c'era la Madonna sulla terra, c'era pure il nostro Signore Gesù Cristo. Che è cambiato sulla terra? Non ci sono state più forse le cose? Sì, quando è nato Gesù c'è stato
la Pax Augustea famosa, quindi il periodo più lungo di pace nel corso della storia dell'impero. Sì, va bene, ma poi, finita sta parentesi, il mondo ha continuato ad andare avanti come prima e peggio di prima, insomma, no? Quindi non si tratta di questo. Però la Madonna, con la sua presenza, ha fatto compiere il mistero dell'incarnazione del Verbo. E ha fatto tanto di quel bene, pur nel silenzio della sua vita, che Dio solo lo sa. E qui Gesù dà un'altra grande dritta, no? Quando io devo formarmi qualcuno che deve fare grande bene delle anime, la attiro a me e a un certo punto la segrego da tutti. La rendo ignorata. Questo è un punto fondamentale, ma che ci ricorda anche come non c'è vita interiore autentica, né vita di santità autentica, se non la si impara a vivere fondamentalmente a tu per tu nel rapporto con Dio. Cioè, tutte quante le operazioni che si fanno nella Divina Volontà, io mi chiedo come sia possibile ad una creatura immaginarle se non ha un rapporto, come dire, intimo e continuo con Dio, appunto perché l'esito di queste operazioni non è esterno, d'accordo? Cioè, se uno anche volesse, come dire, cosa che non si deve fare, gloriarsi delle proprie azioni, di che ti vuoi gloriare? Vai ad in giro, ah, oh, io ho fatto un sacco di atti nella Divina Volontà, beh, benissimo, e allora? E che cosa hanno prodotto tutti questi atti nella Divina Volontà? Che cosa vorresti dire? Che è cambiato nel mondo? Quindi uno è inutile che lo dice, perché lungi che dal trarne, insomma, vanagloria, viene preso per scemo, no? Mi si scusi, insomma, il termine un po' prosaico. Quindi questo ha senso solo se fatto davanti agli occhi di Dio per amore suo e all'interno di questo nostro rapporto con Lui. E poi Gesù invita, appunto, Luisa a seguitare il suo lavoro, diciamo così, di intermediario, e ricorda anche però la sua personale vita nascosta. Qui ci ricorda anche come la vita nella Divina Volontà, l'abbiamo visto tante volte, è vita interiore, vita dove tante operazioni sono completamente ignorate da parte di chi ci sta intorno. Gesù dice: le creature quasi nulla conobbero di tutto il bene che feci. Eppure tutto questo servì a preparare e far stagionare il frutto della redenzione e aprire il cielo a bene della terra, chiuso da tanti secoli. Tu, cara Luisa, dice Gesù, stai vivendo la vita che stai vivendo le tue reclusioni, perché tu sei un anello importante per disporre la Suprema Maestà a concedere la grazia più grande, cioè che la mia volontà sia conosciuta e che le creature vivano sotto il suo dominio, cioè come vivono gli abitanti celesti, come in cielo e così in terra. Questo è il tuo compito. E poi Gesù, e questo vale anche per noi, ci ricorda attraverso gli esempi che fa quanto noi non sappiamo assolutamente nulla, cioè il bene spirituale prodotto dalle nostre operazioni a noi c'è ignoto. Però Gesù dice: sta attenta carissima, con tutto quanto il male che l'uomo sta facendo, le creature stesse, qui pensiamo ai cataclismi e anche al perché avvengono, tante volte l'ho detto, no? Dice: il fuoco, il mare, la terra, il vento stanno per uscire dai loro confini per nuocere e colpire le generazioni. Perché? Da che cosa sono motivate? Dio li manda? No, non li manda il nostro Signore. La stessa natura è stanca dai tanti mali, ed è la natura che vorrebbe vendicare i diritti del creatore, non Dio che si vendica del male compiuto contro di lui. È la creatura che è la natura che è stanca di noi. Allora, il mare sono i maremoti, il fuoco sono gli incendi, il vento abbiamo visto quando ci stanno gli uragani, insomma, le cose del genere, no? La terra, i terremoti. E tu pensi, dice Gesù,
che chi opera nella mia divina volontà, chi mette in giro gli altri, cioè, non pone un argine a tutto questo? Grosso quanto una casa? Pensi di no? Tu puoi pure pensare quello che ti pare, ma io ti dico che è sì. E questo lo vedremo nell'altro mondo, non lo possiamo vedere in questo mondo. Cioè, io non posso sapere se gli atti che io ho fatto nella divina volontà hanno, per esempio, risparmiato al genere umano in qualche momento della storia, perché non è detto che sia oggi, qualche cosiddetto flagello. Non lo posso sapere, ma qui Gesù lo dice. Lo posso, come dire, lecitamente sperare. Ecco perché non dobbiamo essere sciocchi e non dobbiamo pensare che questa sia roba da nulla. Siccome è fatto interiore, è fatto, come dire, di preghiera, è fatto evidentemente spirituale, è qualche cosa che non c'ha niente di concreto, non ha fatto, c'ha moltissimo di concreto. L'unica cosa è che noi non possiamo vederlo, né possiamo essere in grado di percepire il nesso di causa che c'è, no? Cioè, io non posso né sapere se oggi, che ne so, doveva scoppiare un terremoto, per esempio, e se questo terremoto non è scoppiato per una serie di atti nella divina volontà fatti da 50 creature. Che ne so io? Non lo possiamo sapere, ma lo sapremo nell'altro mondo. Qui siamo sempre, e che sia benedetto il Signore che sia così, nell'ottica e nell'orizzonte della fede. Quindi ti faccio correre nella mia volontà, lo dice a lui, se lo dice a noi, per preparare l'atto opposto ai tanti mali che allagano la terra e quindi fermarne anche le conseguenze nefaste, preparando il bene e cercando di vincere l'uomo col mio amore, perché ogni atto fatto nella divina volontà porta, come dire, una grazia attuale, quindi un movimento, un tentativo nuovo dell'amore di Dio di muovere il cuore umano, perché Dio sempre muove il cuore umano nel rispetto della sua libertà, mai facendogli violenza, quindi per arrestarlo nella sua corsa vertiginosa e dandogli la cosa più grande, qual è la luce della mia volontà. A questo noi siamo chiamati e a questo noi possiamo e, se vogliamo, dobbiamo con i nostri atti concorrere. O Divina Maria, il Signore stesso ti ha citato come esempio in questo brano, come esempio di colei che ha cambiato il corso del mondo, senza che apparentemente sembrasse che fosse successo nulla. Proprio la vita nella Divina Volontà è proprio la quintessenza della tua vita. Perché tu ami tantissimo fare queste cose, quindi rovesciare completamente il mondo, in bene ovviamente, senza che si sappia che sei tu che l'era, che e il tuo operato che ha concorso a questo rovesciamento, perché questa è la cosa ancora più bella, la cosa più grande, è che mette davvero questa vita al riparo e la rende veramente divina, che nessuno sa il bene che noi possiamo produrre, solo Dio, ed è Lui quindi che ci darà certamente, come fece con te, grandissima ricompensa se crediamo e così viviamo. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.